Piazza Madonna delle Grazie, una zona centralissima di Taranto, le favole raccontate dall'amministrazione Melucci. Le favole raccontate dall'allora assessore ai lavori pubblici Francesca Viggiano. Sì, perché di favole si tratta. Come vedete dalla foto del giornale, parliamo del settembre 2019, Francesca Viggiano aveva annunciato a gran voce la riqualificazione di Piazza Madonna delle Grazie, con appunto, quindi doveva essere riattata, vi dovevano essere anche strutture, giochi per bambini, doveva essere, come dire, fruibile per la collettività. Settembre 2019. Signori, sono passati, non voglio considerare finora, ma dal settembre 2019 al settembre, a novembre 2021, quando è caduta l'amministrazione Melucci, sono trascorsi 2 anni e non è stato fatto nulla, zero assoluto. Viggiano, le promesse si mantengono, hai raccontato favole, perché non si è visto niente in 2 anni. E dimmi se non è vero, hai detto anche che erano state messe le somme in bilancio. Dopo 2 anni, nulla. Signori, ma voi volete credere ancora alle favole dell'amministrazione Melucci-Musillo? Anche Musillo ha amministrato con Melucci. Volete credere ancora alle favole della Viggiano? Guardate, questa è Piazza Madonna delle Grazie. Non c'è nulla, un deserto. O vedo male io? Il 12 giugno, una croce secca su Luigi Abate Sindaco e su Taranto senza Ilva. Spaziamo via questa gente che sa solo raccontare frottole per carpire il vostro voto.